Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Per accedere alla scatola dell'aria, devi rimuovere alcuni componenti. Rimuovi la protezione in gomma dei tubi del collettore. Rimuovi il condotto del collettore. Per farlo, spingi sulla parte gialla del blocco. Usa un cacciavite piatto per sbloccare l'anello di fissaggio della scatola dell'aria. Stacca il condotto d'entrata dell'aria della scatola dell'aria. Poi rimuovi il risuonatore tirandoci sopra. Adesso bisogna spostare il serbatoio del liquido dei freni. Per farlo, svita le due viti usando un inserto Torx da 20. Adesso puoi rimuovere la scatola dell'aria. Rimuovi la flangia svitando le quattro viti con un cacciavite a stella. Prendi il nuovo filtro, confronta il filtro nuovo con quello vecchio per verificare che siano uguali. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale, sarebbe fantastico! Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Metti in posizione il filtro nuovo. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito nel suo supporto. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Rimonta la flangia del filtro dell'aria, poi riavvita le quattro viti. Inclina la scatola dell'aria e rimettila a posto. Torna a inserire il condotto. Premi verso sinistra. Rimetti a posto il risuonatore. Riattacca il condotto d'entrata dell'aria. Riavvita il serbatoio del liquido dei freni. Riavvita l'anello di serraggio della scatola dell'aria. Riconnetti il collettore e rimetti a posto la protezione in gomma. Operazione conclusa. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale.